Di agire, siamo una maglia ed un popolo, il colore che annaffia i nostri cuori di passione è l'azzurro. Andiamoci a prendere questa semifinale, ragazzi. Quarti dei playoff, scudetto all'andata in Veneto è finita 3-3. È il giorno della gara di ritorno, è il giorno per continuare a sognare. Chi vi parla è Fabio Morra, in campo Lolo Caffè Napoli e Cammedo Son con Alemão. Attenzione, la palla recuperata da Lolo Suazo, prova a puntare l'avversario, fermato poi Kainan Demato dall'altra parte, con il gol del nostro Bambino d'Oro che sblocca il punteggio e porta il Lolo Caffè Napoli in vantaggio 1-0. André Ferreira, 16:43 sul crono al termine del primo tempo, la sblocchiamo con André Ferreira. Prova a reagire la formazione veneta, la recupera Lolo Suazo, poi ancora Kainan Demato, superiorità numerica Kainan, andiamo, puoi calciare col mancino, lo fai ancora una volta in maniera splendida Kainan Dematos a Thiago Polito, che alla fine ha preferito non rischiarlo. Intanto guardate questa conclusione, si entrava in porta questo tiro direttamente in calcio d'angolo, qui ancora la sassata incredibile da parte del numero 8 con la sfera che viene ancora una volta deviata, più della battuta del fallo laterale cedendo il pallone a Marco Peric. Da quest'altra parte Lolo Suazo, poi di nuovo prova a puntare col mancino Lolo Suazo e di nuovo Morassi che smanaccia il pallone e mette la sfera in fallo laterale. Ancora il palleggio con Lolo Suazo, punta l'avversario, il destro è ancora, non possibile, non è possibile, la traversa linea colpita da Vavà, questa occasione clamorosa per gli azzurri, che peccato, mamma mia. Il tocco in avanti, arriva il gol di Belsito con Ghiotti in ritardo sulla chiusura della diagonale difensiva, chiede anche scusa il nostro calcettista. Il tocco con la rasoiata in scivolata di André Ferreira, l'impatto era buono, peccato. Azione veneta con Grippi, poi il tocco per Belsito in avanti con la conclusione al volo da parte di chi? Giapa. Ancora la conclusione in mancina alta sulla traversa, fatto riscaldare fino alla fine Jelovic. Attenzione intanto Ghiotti con il calcio d'angolo, ancora attenzione alle palle inattive, con la chiusura ci salviamo, il rimpallo, ma come si fa? Ma come si fa a trovare un gol così? Ma come si fa a trovare un gol così? È incredibile. Ha segnato Rangel, due rimpalli con la palla che gli è finita sul tacco e poi ha trovato il gol del vantaggio. Riparte nuovamente il Lolo Caffè con Peric. La conclusione con la parata di Morassi, ci ha provato nuovamente Andrei Ferreira. Belsito, poi in avanti il colpo di testa, il palleggio, Alemão sbaglia Carlos. Ghiotti dall'altra parte per la conclusione al volo di Kainan Dematos, che non riesce a trovare l'impatto con il pallone. Kainan largo per André, prova a puntare l'avversario dentro, la prende Morassi. Voglio capire dov'è la dea bendata questa sera, dove è andata, dove sei, torna qui al palacercola André Ferreira, la conclusione nuovamente sul fondo, l'ha toccata Morassi, l'ha toccata. Ancora Lolo, il destro, niente, ma come si fa sulla linea della porta, non riesce a trovare la deviazione Duarte. Ma ditemi che cosa sta accadendo questa sera, portatemi un chilo di sale. Niente, neanche in questo caso non troviamo il gol. Finisce così il primo tempo, dunque con la Came in vantaggio per 2-1. C'è anche Peric al suo fianco, parte Lolo, il mancino con la parata, il tapine, la prende ancora Morassi, la prende ancora Morassi con la conclusione di André Ferreira. Andiamo ragazzi, Duarte, la palla, la finta, Lolo Suazo dentro, la prende ancora Morassi, la prende ancora Morassi. André, ancora André e Morassi si distende in tuffo e la prende. Ancora dentro il destro di Giapa, dall'altra parte per il sinistro e Morassi la prende ancora, e Morassi la prende ancora il destro e trova il gol. Ancora la Came con la conclusione al volo di Rangel, e mi sa che non è giornata. La finta con Kainan dentro, niente, si salva ancora ovviamente la difesa della Came. Anticipo di Peric, siamo in doppia superiorità numerica, scarica questa palla dentro con il gol di Kainan Dematos, il gol di Kainan Dematos. Andiamo ragazzi, c'è ancora tutto il tempo per rimetterla in piedi questa partita, c'è ancora un'eternità. 6:36 al termine, Kainan
grande Matos. Lolo, 6 e 10 al termine, 2 a 3, in avanti, ancora per Lolo, andiamolo, andiamo dentro, il fallo, e c'è il gol, e c'è il gol, e c'è il gol, e c'è il gol, e c'è il gol di André Ferreira, andiamo bambino d'oro, andiamo ragazzi, andiamo, andiamo, ce la possiamo fare, ce la possiamo ancora fare. 3 a 3. 6-0-2 al termine, l'abbiamo ripresa in un minuto, l'abbiamo ripresa in un minuto. Fatemi perdere la voce, fatemi godere questa sera, fatemi esplodere di gioia. Andiamo, prova col mancino, il sinistro, mamma mia, è andato a lambire il montante, Morassi non l'aveva vista. Morillo, fermato, la riprendiamo con Lolo, prova il mancino ancora sul fondo, non lo riesce a prendere quell'angolo, non lo riesce a prendere quell'angolo. Pao. E no, e no, e no, chiudiamo, chiudiamo. La recuperiamo, andiamo Lolo, lo puoi puntare Lolo, puntalo, puntalo. Vai in porta Lolo, vai in porta, la prende Morassi. Andiamo in apnea, andiamo ragazzi. Lolo. Dentro De Luca, non ci arriva, non ci arriva. Tocco all'indietro, vabbè, finita qui. E dunque sarà necessaria la bella, non sono bastate due partite tra Lolo Caffè Napoli e Came Dosson, e così come l'anno scorso ci toccherà disputare la bella mercoledì in terra veneta, ovviamente con il campo avverso, ovviamente con la Came che avrà la possibilità di portare a casa la qualificazione anche attraverso un pareggio nei tempi supplementari. Però è andata così, ci prendiamo questo pareggio, per come era maturata la partita sembrava essere destinato davvero a uscire il Lolo Caffè Napoli calcio 5, invece è arrivato il pari e bisogna arrivare adesso a giocarsi il tutto per tutto in terra veneta. Forza ragazzi, forza.